ti adoriamo, Signore. Ti amiamo, Signore, con tutto il cuore, con tutta l'anima, e vorremmo fare ancora di più, Signore, ma non riusciamo. Ma questa sera vogliamo chiederti grazia, Signore, non perché tu ci conceda cose materiali, Signore, ma che tu ci possa abbondare in tutta quella parte spirituale, Signore, che è quella, Signore, eterna, perché la vita fugge via, passa come vento. Signore, alleluia, e le vite umane, Signore, vengono portate via come pula. Alleluia, rete messita la mai. Alleluia, 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 alleluia. Ti adoriamo, Signore, con tutto il cuore. E con tutto il cuore, appunto, che ti chiediamo tutte queste cose questa sera, mentre ti offriamo questo culto insieme a Gesù, con te benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Abbare di Messia, la madre della Massaia. Alleluia, ti amiamo, ti adoriamo. Ore di Messia, la madre della gloria tua. Alleluia, vieni Gesù nel nostro cuore. Signore, stai sempre, Signore, dentro di noi. Alleluia, al primo posto nei nostri pensieri. Alleluia, nei nostri sentimenti prevalga, Signore, il tuo amore. Alleluia, e le tue virtù si manifestino, Signore, in noi e per mezzo di noi, Signore, nel mondo, per la tua gloria e la gloria del Padre, insieme a te, Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia, amen. Allora, vogliamo leggere nel capitolo 11,
della prima epistola ai Corinzi, primo Corinzi, capitolo 11. Allora, ora io vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Ora, se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli, ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copra il capo. L'uomo invece non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore, perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna. Ed ogni cosa è da Dio. Giudicate fra voi stessi: è conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, poiché la chioma le è stata data per copertura. Ora, se qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia, gloria al Signore Gesù. Dice: ma che bello, fratello, stasera non si legge l'Apocalisse. Qualcuno dirà: meno male, perché sempre l'Apocalisse si legge, no? Ma l'Apocalisse ci sta effettivamente facendo conoscere tantissime cose che prima non conoscevamo, fino all'ultimo culto che il Signore ci ha fatto leggere l'Apocalisse e poi ci ha spiegato del perché. E questo passo, fratelli, sì, collega benissimo all'Apocalisse pure. Dice: perché? Perché il Signore che cosa ci ha spiegato? Che cosa ci ha detto? Che tutto, ci sta facendo leggere l'Apocalisse e ce la sta spiegando perché ci sta preparando sia per il millennio che per i nuovi cieli e la nuova terra. Perché, vedete, siccome il tempo è vicino, quindi il Signore più che mai sta scegliendo e ammaestrando coloro che dovranno regnare e nel millennio e nei nuovi cieli e nuova terra per tutta l'eternità. Quindi questi elementi che il Signore, soprattutto perché siamo negli ultimi tempi, si sta scegliendo, devono essere ben preparati. Amen? Gloria a Dio. Perché, vedete, tutto il mondo, vedete come era tutto il popolo di Israele, non è che era allo stesso livello di Mosè. Oppure c'erano pure gli anziani. Vi ricordate quando il Signore gli ha fatto scegliere 70 anziani a Mosè perché lo aiutassero? Guardate, gloria a Dio, mai ci abbia pensato. Alleluia. Se ci fate caso,
anche ai tempi di Gesù ha scelto 70 discepoli e li ha mandati. Alleluia, a due, 70 discepoli, oltre i 12 apostoli, 12, li mando a due, 70 discepoli. Guardate, gloria al Signore Gesù. Ecco, vedete, quei, allora, seguite attentamente, quei 70 anziani, ai tempi di Mosè, dovevano, vedete, amministrare la giustizia di Dio a livello, diciamo, di piccoli gruppi. Amen? Perché c'erano che erano capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine, di decine e così via, no? E allora le certe cose che praticamente Mosè doveva, vedete, decidere, giudicare, poiché il popolo era numeroso, grande, quindi era diventato numeroso, quindi lui non poteva mai riuscire, diciamo, a risolvere i vari problemi di tutta la nazione, di tutto il popolo, che ancora era nel deserto, di tutto il popolo. Quindi allora si occupavano questi anziani, vedete, per risolvere i problemi, diciamo, più semplici. Quando poi si trattava di problemi più importanti, allora li portavano a Mosè e lui, diciamo, decideva il da farsi. E allora, vedete come il Signore non è cambiato. Ai giorni di Gesù, che cosa lui ha fatto? Aveva, quindi, lui aveva i 12 apostoli, è giusto? Poi ne ha scelti altri 70 e li mandò a due. Alcune versioni non dicono 70, però mi pare che è soltanto qualche versione cattolica che dice 72, ma le versioni, diciamo, evangeliche così dicono 70. E allora, questi, vedete, perché? Guardate, perché? Perché ciò significa che i 12 apostoli con Gesù non riuscivano a, diciamo, diffondere o fare quel lavoro che Gesù faceva con i 12. Quindi ha scelto quei 70. Amen. Guardate che bella spiegazione, rivelazione, come la voglio, io la sto assaporando, perché il Signore mi ha dato già da capire, ed è bellissimo, meraviglioso. Allora, amen. E allora, vedete come, perché certuno dice, ah, chi due ero vecchio testamento, ah, chi sono deve essere. No, fratelli, attenzione, cambiano i sistemi al limite qualcosa, ma e Dio, come Gesù, è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Il non cambia. Allora, non è un burattino, non è un essere umano qualunque, così, che la mattina dice una cosa e la sera già ha trasformato e ne dice un'altra e così via, all'indomani la trasforma ancora. Dio è lo stesso, Gesù è lo stesso. E quindi, ecco quello che il Signore mi ha dato da capire. Sì, ha glorificato il Signore, che bello. Ma fratelli, ci pensate, fa un sonno che da che oggi è festa. Benedetto è Dio, alleluia. Benedetto è Dio, alleluia. Ora c'è da dire come Gesù. Dice l'auce 9 a un sonno. Uno solo dice ritornavo. L'auce 9 a un sonno. Benedetto sia l'Altissimo. Amen. Ah, fratelli, all'ultimo, Signore, io, sai, facevo parte, io ascoltavo il radiomessaggio cristiano tutti i siri, tutti i onna, tutti i culti mi sentia. Sì, ma un sì ora, che stai facendo? Alleluia, amen. Poi all'ultimo però il premio lo vogliono tutti. Alleluia. Vabbè, intanto il Signore, ecco, si sta. Voi cosa pensate? Allora, seguitemi attentamente. Quando il Signore
diciamo, diede a Mosè quei 70 anziani. Il Signore, sapete che cosa ha fatto? Sapete cosa ha fatto? Ha detto a Mosè: io prenderò del tuo spirito e lo metterò su di loro. Il Signore ha detto: io prenderò del mio spirito, cioè del tuo spirito, e lo metterò su di loro. Ora, giustamente, quelli che avete letto e altri che leggeranno dicono: ma che vuole dire sto fatto? Prenderò del tuo spirito e lo metterò su di loro. Ma non sei tu, Signore, che distribuisci lo spirito? E allora, questo voleva dire il Signore, perché poi, vedete, ci sono modi di traduzione che magari i traduttori, sapete, fanno fatica a tradurre con esattezza non le parole, ma il significato delle parole. Perché magari uno dice una cosa e ne vuole per farne capire un'altra, magari è convinto, però ne fa capire un'altra se non è la frase giusta, corretta. E allora, quando il Signore ha detto: prenderò del tuo spirito e lo metterò su di loro, non ha voluto dire che il Signore avrebbe preso veramente lo spirito che c'era dentro di Mosè e gliel'avrebbe distribuito per la... No, per dire: prenderò dello spirito che ho messo su di te, lo stesso spirito, alleluia, per darlo anche a loro, però in misura minore. Perché quello di Mosè, come quando Giovanni Battista diceva di Gesù, il Padre non gli dà lo spirito a misura, perché se il Signore avesse dato lo stesso spirito, cioè di Mosè, allora loro avrebbero potuto risolvere i problemi e quindi l'intervento di Mosè sarebbe stato superfluo. Invece loro si potevano occupare solamente di piccole cose, amen? Ma le grandi cose, le cose più importanti, le poteva risolvere soltanto Mosè. Quindi, ma allora dici, perché? Cosa vuol dire lo stesso spirito? Perché? Vi spiego subito, amen? Che il Signore mi dà da spiegare. Che bello, fratelli, io non, in vita mia non ho fatto mai studi biblici, non sono andato a scuola di teologia. Fratelli, tutto quello che voi ascoltate, che io posseggo, è tutta benedizione del Signore. Sono cose che sto imparando alla scuola del Maestro. Alleluia. E ve lo giuro e ve lo dico in verità. Alleluia. E allora, quindi questo vuol dire, mi seguite attentamente? Vi porto questo esempio per farvi capire. Allora, ci sono i doni dello spirito, è giusto? Il dono spirituale, c'è dono di lingue, dono di interpretazione di lingue, dono di profezia, dono di guarigione, eccetera eccetera, insomma, non mi metto catto. Allora, a me, vedete che sono doni diversi, tutti procedenti dallo stesso spirito. Amen. Ora, in questo caso, ecco, ministeri, allora, quindi il Signore dà ad ognuno, va bene? Dà il suo Santo Spirito ad ognuno in base al compito, al lavoro che deve svolgere nella comunità. Amen? Sono riuscito a farmi capire? Anche voi bambini, eh? Amen? Come per dire, se dobbiamo fare sto locale, no? Allora, ed è grezzo. Allora, a uno gli affida quello, per esempio, di intonacare col grezzo, un altro poi che deve fare l'impianto elettrico, l'altro impianto dell'acqua. Amen. Vedete, ci sono vari mestieri. Amen. Allora, nel campo del Signore ci sono questi doni, sono come mestieri, un mestiere come uno ha, no? Ecco, un mestiere.
Questo sempre per farvi capire, per ogni cosa mancare non con la cucchiaretta, con cucchiarino. Ecco, c'è un mistero di profeta, un mistero di chi chiave di chi parla in lingue, un mistero di chi tu che interpreta. Doni, amen. Io vi portai l'esempio. Ci siamo? Oh. Allora, quello che aveva Mosè, che aveva dato il Signore a Mosè, era, diciamo, questo compito, ecco, di amministrazione, quindi di amministrare la giustizia di Dio al popolo e poi tante altre cose. Allora, quindi per poter fare lo stesso lavoro che faceva Mosè, quindi anche quei 70 anziani dovevano fare un stesso mestiere. Amen. Quindi dovevano ricevere lo stesso spirito. Allora, se io voglio, se il Signore vuole che invece di esserci in chiesa un profeta ce ne siano 10 o 100, allora deve distribuire lo spirito di profezia a 10 o a 100. Amen. Se lui vuole distribuire lo spirito santo di guarigione, per il dono di guarigione, allora vedete, lo distribuisce, alleluia. Dice, allora, come tu hai, come dire, Mosè, come tu hai ricevuto questo spirito da parte mia, ora io prenderò lo stesso spirito che hai tu. Che sto vuole dire? Lo stesso spirito che hai tu, no, prenderò del tuo spirito. Vedete la traduzione? Perché Adamo era come si diceva, a lui lo sta sbagantando. A Mosè ci piglia il suo spirito, adesso buccino, a 70 non ci resta occhio, niente. No, allora. Insomma, se l'avessi tradotto io, questo l'avrei tradotto così. Io darò dello stesso spirito che ho dato a te, che hai tu, lo darò anche agli altri. A questi 70 metterò lo stesso spirito che hai tu. Metterò lo stesso spirito che hai tu, lo metterò anche agli altri. Amen. Questa è la traduzione più corretta. No, prenderò del tuo spirito e lo metterò nella... Ecco, vedete la traduzione certe volte. E l'importanza, vedete, del servo di Dio, l'unto di Dio che deve essere illuminato, guidato, per spiega bene cose. Allora, seguitemi attentamente, ai giorni di Gesù, quando scelse i 12, allora, oltre ad essere 12 apostoli che erano sempre con Gesù, vedete, questi 12 hanno avuto e hanno, continuano ad avere un ruolo particolare, i 12, alleluia. Allora, poiché, vedete, il lavoro, ecco, la messe è grande, gli operai sono pochi, allora Gesù ha scelto altri 70 e li mandò a due, come mandava a due gli apostoli, i 12 apostoli. I 12 apostoli non li ha mandati mai a uno, li mandavano sempre a due. Amen? Fratelli, attenzione, che ho sempre cercato di inculcare questa verità e questa regola anche ai giorni nostri. Nessuno di voi pretenda di fare una cosa da solo o da sola. Amen? Alleluia. Anziano ce ne può essere uno, alleluia, perché altrimenti ci sarebbe uno due. Ma ecco, quelli a due, perché è importante. Avete capito? Certe volte magari uno è geloso se c'è un altro fratello, un'altra sorella che ha la stessa cosa. No, è giusto, è corretto. Alleluia. Amen. Infatti Gesù li mandava a due, non bisogna essere gelosi di chi dopo uno è ave. Ah no, questo signore modesa a me e ora altro. Perché il Signore glielo può dare anche un altro. Anzi, glielo dà, no, non glielo può dare. Lo dà. Amen, gloria a Dio. Perché li mandava a due, per evangelizzare, vedete, erano a due.
Infatti gli apostoli, che cosa dicevano? Infatti quando Gesù li mandò e raccomandò loro, se vi ricordate, in una circostanza lui ha detto questo, che li mandò a due, dice non andate dai samaritani, ma andate prima alle pecorelle sperdute della casa di Israele. Amen, gloria a Dio. Quindi, allora, se ve ne accorgete, anche lì, perché Gesù, con tutto ciò che era Gesù, e che aveva 12 apostoli, vedete, non riusciva, vedete, a fare quel lavoro da solo, insomma con i 12, che ha ritenuto lui necessario o indispensabile chiamarne altre 70 affinché andassero, alleluia, per evangelizzare. Allora, per fare lo stesso lavoro degli apostoli, no? E allora, che cosa ha fatto Gesù su quei 70? Che mandò a due? Ha preso dello stesso spirito che aveva messo, metteva sugli apostoli quando li mandava a due, anche nei 70, in modo tale, vedete? Quindi, le stesse caratteristiche che avevano, cioè quel dono, quello Spirito Santo che guidava i 12 era lo stesso Spirito Santo che guidava i 70 nel campo del Signore. Perché in quel periodo c'era bisogno quel tipo di lavoro. Amen. Quindi non è che il Signore ci faceva ai 12 apostoli oppure al davvero 70 predicatori. Evangelisti, loro evangelizzavano, era questo che facevano. Allora, seguite attentamente, dice, ma tutto questo discorso con quello che abbiamo letto, ora ce siamo, sia glorificato Dio, per dire che come ai tempi di Mosè nella legge, ai giorni di Gesù, e ci ritroviamo con lo stesso numero, alleluia, amen. Ora, ditemi voi, il Signore mandò quei ha messo quei 70 disavveduti, quindi inesperti, impreparati a fianco di Mosè? No, metterò del tuo spirito, cioè lo stesso spirito che ho dato a te su loro, alleluia. Amen. Tu rimarrai sempre a capo di tutti questi. E quindi le cose più importanti le deciderai tu, loro ti renderanno conto, chi è capo di migliaia, di loro migliaia, chi è capo di centinaia, di loro centinaia, tutti riporteranno a te, alleluia. Quando, in cose, quando sorgeranno dei problemi difficili che, vedete, ed ecco anche qui, che se non si è guidato dallo Spirito Santo, ma sì, ma io sogno capace giustissimo. Tanto ce l'hai visto fare a Mosè. Glielo posso fare. Alt, calmati. Datti un arregolato, come si dice. Vedi che tu a fare quello che il Signore ha stabilito di fare. Le cose più difficili spettano di risolverle a Mosè, all'anziano. Quindi, fratelli e sorelle, parlo fratelli e sorelle, guardatevi bene di prendervi la responsabilità di dire, ma saci o fratello come ragiona? Tu non sai niente come ragiono, perché non lo so neanche io come ragiono, perché il Signore che mi fa ragionare, di conseguenza, diciamo sul momento, quindi se non lo so io, come puoi sapere tu? Amen? Allora, ognuno che svolga il proprio compito, il proprio ruolo, senza prevaricare. Allora, quindi infatti loro non potevano... I 12, alleluia, i 12, idem, la stessa cosa, dovevano riferire al maestro. I 70, la stessa cosa, al maestro. Amen? Cioè, a Gesù. E allora... quindi come sempre lo stesso Dio, ecco che Dio è lo stesso ieri, oggi è in eterno, Gesù è lo stesso ieri, oggi è in eterno, come allora fece con Mosè, come fece con i 70, che poi fratelli era sempre lui,
colui che ha detto io metterò del tuo spirito a Mosè su di loro, era sempre lui, era sempre Gesù. Pensate, perché allora era l'angelo dell'Eterno, per dire, alleluia. E quindi seguite attentamente, e quindi oggi vedete la stessa cosa. Il Signore che cosa sta facendo? Seguitemi attentamente. Che cosa sta facendo? Che cosa sta facendo? Nel millennio, fratelli, l'avete capito? L'avete afferrato? Nel millennio avverrà la stessa cosa. Ci sarà Gesù, ci saranno gli apostoli, ci saranno i 70, che poi 70 sono picca. Perché quei 70 nel deserto potevano soltanto, alleluia, gestire quel dato compito con quel numero. Amen. Ai tempi di Gesù, idem, perché non è che loro avevano tutto il mondo davanti, ancora avevano solo il popolo di Israele. Non andate dai samaritani, ma andate dalle pecorelle perdute della casa di Israele. 70. Alleluia. Amen, gloria a Dio. E nel millennio che ci sarà tutto il mondo, come nammo? Ce ne vanno 70 volte 7, come minimo. Alleluia, no? Alleluia. Amen. Allora, fratelli, mi scappavo di dire 70 volte 7. 7 sono le chiese, per 70. Le 7 chiese, scrivi alle 7 chiese. 70 volte 7. Benedetto sia l'Altissimo. Alleluia. Quindi il Signore sceglierà questi 70 dalle varie chiese ritenute da lui vere chiese, perché dovranno possedere lo stesso spirito di Mosè, dovranno possedere lo stesso spirito di Cristo. Ecco perché ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Ed ecco perché, fratelli, il motivo, la riconferma ancora di questa sera, di questa chiesa. Alleluia. Perché appunto, vedete, nel millennio non si deve, vedete, ragionare in maniera diversa, ma tutti bisogna possedere lo stesso spirito. Alleluia. Amen. Gloria al Dio. Alleluia. E quindi come fare? Così a caso? Certo, se Gesù ha scelto quei 70 anziani allora nel deserto ai tempi di Mosè, quei 70 anziani erano 70 persone stimatissime. Fratello, non erano teste gaudi, gente sballata. Erano persone sagge, persone degne di poter ricevere quell'arduo compito. Amen, gloria a Dio. Ai tempi di Gesù, poi, vedete che era sempre lo stesso, ripeto, quei 70 che lui mandò a due a due, non è che ha mandato a 70 teste caude, disavveduti, ha mandato persone che effettivamente seguivano Gesù. Dovunque lui andava, ed infatti quando alla fine hanno scelto Mattia al posto di Giuda, hanno scelto proprio uno che aveva seguito Gesù
come le avevano seguito i 12 apostoli per poter prendere il posto di Giuda. Vedete, gloria al Signore. Dice, ci vuole uno, dice, che sia stato con noi sin dal principio. Amen, gloria all'Altissimo, alleluia. E ne hanno presentati due, ne avevano scelte due, poi cadde la sorte su Mattia, diciamo che che prese il posto di Giuda, alleluia. Amen. E allora, vedete, quindi sono elementi particolari con i quali il Signore si può fedare. Amen. Ora, ecco, ma dice, ma tutto sto discorso, ma noi abbiamo letto qui. Allora, quei 70 anziani, ad esempio di Mosè, dovevano avere la stessa dottrina. Non è che uno di 70 pensava in una maniera e agiva in una maniera e gli altri 69 no, tutti lo stesso spirito. E guardate, gloria all'Altissimo, che io quasi non lo stavo leggendo perché non c'è. Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo, dice l'apostolo Paolo. Amen. Non a caso, siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Quindi attenzione, io sto parlando con anziani, con pastori che devono imitare me, perché io imito Cristo. Cioè dobbiamo avere tutti lo stesso modo di ragionare, lo stesso pensiero, la stessa dottrina. Alleluia. Quindi voglio che sappiate, alleluia, ora io vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Ordinamenti come io ve li ho trasmessi. Alleluia. Quindi voglio però che sappiate, ecco, guardate, come lui, alleluia, amen, voglio che sappiate, amen, perché voglio che sappiate. Poteva rivolgersi soltanto a una persona, voglio che tu sappia. No, che sappiate, in modo che ci sia il pari sentimento, come c'era nei 70 ai tempi di Mosè, nei 70 ai tempi di Gesù. Amen? Quindi, fratelli, che non mi vengano a dire ora certi anziani fasulli, ah, non vuole dire, perché ha i capigli, perché ha velo, perché qua, e allora tu levati tu mensi piedi, perché tu non potrai essere scelto. Assolutamente, ti può sbattere la testa in te mura un voi, ma non ce ne esce niente. Perché voglio che sappiate. E questa sera è il Signore che lo dice, non l'apostolo Paolo, è il Signore per mezzo di questa lettera. Voglio che sappiate, cioè dovete essere tutti dello stesso pensiero, con la stessa dottrina, con gli stessi insegnamenti. Voglio che sappiate. Non sta dicendo a me, fratello De Luca, voglio che tu, Nenuzzo De Luca, perché io lo saccio, perché già il Signore me l'ha detto da anni e sa che io gli ubbidisco e la penso come lui, perché lui mi ha trasmesso il suo Santo Spirito. Amen. Quindi questo serve per gli altri. Voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo. Amen. E il capo di Cristo è Dio. Amen. Quindi anche qui, fratelli, sembra facile. Guardate, benedetto sia l'Eterno. Scusa. Ecco come il Signore ci ha ammaestrati in questi ultimi tempi e ha posto enfasi tra la differenza tra figlio e padre.
di testi gloriosi che dicono che Dio, Pace, Figlio e Spirito Santo è solo uno, diviso in tre, mi si mette a mare. Alleluia. Perché voglio che sappiate, perché vedete, questi sono i sani insegnamenti, la sana dottrina che si deve insegnare. Non è che uno va a sapere, perché fratelli, ci vogliono, vedete, degli elementi che poi hanno questa responsabilità di dover guidare un certo numero nel millennio. Fratelli, questo sta facendo il Signore. Vedete che non si è discostato dall'Apocalisse, di quello che ci ha detto in questi ultimi tempi, facendoci leggere l'Apocalisse? Perché appunto questa è una preparazione per il millennio. Quindi voglio che sappiate che il capo dell'uomo, voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo. Amen. Di ogni uomo è Cristo. Allora facciamo una cosa, no? Visto che quelli che dicono che è tutto uno, no? Diviso in tre, allora a questo punto, visto che Gesù è il nostro capo, allora noi siamo divisi, Gesù è diviso pure con noi, no? Noi siamo noi e Gesù è Gesù. Gesù è il nostro capo e noi siamo i suoi servitori. Amen, fratelli. Ora la stessa cosa. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Ma scusa, se Dio è sempre lo stesso, come può essere capo il Padre? Come può essere capo di Cristo? Sono tutta la stessa cosa? La stessa persona, divisa in tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi per tanti secoli, per millenni, siamo vissuti nell'ignoranza delle vere cose di Dio. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Quindi voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Quindi voglio che sappiate, quindi vedete, tutti quelli che dovranno fare parte di quel numero per poter avere un compito nel campo di Dio, vedete, un solo gregge, un solo pastore, una sola dottrina. Alleluia. Quindi ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Quindi ogni vera chiesa, e cai fratelli che il Signore a quanto pare sceglierà le sue sette chiese, perché le vere sette chiese saremo tutte di pari sentimento. Alleluia. Quale capiggi a modo di velo? Ah, non c'è bisogno, certo, perché poi tua moglie se spaccia i capiggi mettendo su velo. A casa ti dice che non si mette apposta perché tanto ci sono i capelli, magari ne esce fresca fresca tu parrucchiere, se va a mettere un velo poi si spaccia i capelli e che devo dire 140 euro, non so quanto si paga, ti dà la natura, ma facci tu piacere, vai! E allora, quindi, ma non mi fanno piacere, che poi ci sono sti anziani, prima che partono da casa, i moglieri ci fanno un lisciabus. Un lavaggio del cervello, un maternese che tu quando sei in chiesa mi fa, tu vuoi fare dire quello che te dico io, insomma, perché fratello, che ne sapete che tu succede? Ma non sapete niente, ma il Signore sape. C'è anche di questo, c'è anche di questo, è anche peggio. Alleluia. Allora, quindi ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Quindi mascoli che pregano col capo coperto è sbagliato, è diabolico, è contro la legge di Dio. L'uomo non deve avere il capo coperto. Amen. Né capito, niente.
Alleluia. Ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, cioè al marito, all'uomo. Perché il capo della donna è l'uomo. Dice, ma questo che c'entra con millennio? Eh sì, perché se non si è ubbidienti e sottomessi a queste autorità oggi, non si può essere scelti per il millennio. Perché già se tu stai trasgredendo oggi, con quale testa vuoi fare il tuo millennio a fare parte del millennio? Se già non osservi adesso. Alleluia. Allora io, per amore del Signore, della parola di Dio, donna, io mi copro il capo con il velo. Alleluia. Perché su di me c'è un capo. E se lo tolga la donna dalla mente, eh? O mio capo è Gesù. O tuo capo non è Gesù. O tuo capo è l'uomo. Gesù è il capo di tuo marito. Amen, gloria a Dio, alleluia. Ecco, quindi, questo si sta parlando a livello di credenti, eh? Poi, chi di tutto il mondo può fare che dico vonno? Qua stiamo parlando, il Signore sta ammaestrando i suoi. Allora, amen. Che quindi, che la donna non usi autorità sul marito perché trasgredisce la legge di Dio. Amen. Dice, ecco, perché giustamente... ci sono circostanze, dice, ma sai, ma io a casa mio marito aveva la testa dura. Intanto voi, o meglio tutti quanti noi, dobbiamo cercare di risolvere i problemi in casa tra marito e moglie a livello spirituale. Alleluia, amen, gloria al Signore Gesù. Perché ripeto, da credenti noi non possiamo uno vivere per i fatti suoi e l'altro dalla, no, perché vedete sono delle autorità istituite e costituite da Dio che vanno osservate, vanno rispettate. Alleluia. Perché fratelli, se uno è quindi trasgressore oggi, allora nel millennio insegnerà ai suoi figli e agli altri cose sbagliate. È come un professore che non sa bene le cose e insegna agli altri le cose sbagliate. Voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Gloria a Dio, alleluia. Ora, se intanto questo, vedete, è l'ordine nella Chiesa, il Signore ha dato anche questo, perché non è che la donna e l'uomo devono osservare la parola di Dio solo quando sono in Chiesa, velo, e poi a casa fanno quello che vogliono, perché Gesù è onnipresente, il Padre è onnipresente. Allora, e allora, ma ogni donna che prega, profetizza col capo scoperto, dice, fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Ora, se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli, ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copra il capo. Attenzione, non dice la donna che ha i capelli tagliati se va a mettere un velo. Oh no, vedete l'avversario come gli ha preso la mente. Ah no, quello è che se hai i capelli lunghi non c'è bisogno. Allora sai che fai? Mettetelo solo, ti tagli i capelli cutti e poi ti metto quello così. No, devi avere i capelli lunghi e io velo puro. Perché i capelli lunghi, alleluia, sono come la divisa di ogni giorno della donna che porta, che indossa. Il velo invece è per la Chiesa. Non è che se andiamo a andare in giro chi velo. Quindi attenzione, al limite i capelli lunghi servono
a voi donne, stavolta non posso guardare all'uomo, servono per quando siete fuori. Allora i capelli che voi avete lunghi vi servono, fungono da velo. E quello è un segno dell'autorità, non è moda. Non dovete fraintendere i capelli lunghi come moda. I capelli più lunghi che la donna porta è il segno dell'autorità da cui dipende quando è fuori dalla chiesa. Quindi fuori dalla chiesa ha i capelli. Quando entra in chiesa invece si deve mettere il velo. Pure che ha i capelli che ci arrivano un te caccagni. Amen. Alleluia. Quindi queste, dice, perché ora se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli. Vedete? Se non si copre, ecco, guardate, se non si copre, si faccia tagliare pure i capelli. Ma scusa, allora vedi? Se non si copre, si faccia tagliare allora pure i capelli. Allora vedi che capelli ci vuole? Perché altrimenti se uno... oppure dice, ma io l'hai. E appunto perché l'hai. Se tu non ti metti velo, pure i capelli, allora vai a dirli. Perché, in poche parole, la donna che entra in chiesa, anche se ha i capelli lunghi, ripeto, che ci mettono tutti i caccagni, no? E non ha il velo, in chiesa quei capelli lunghi non gli servono a niente. I capelli lunghi servono per fuori. In chiesa la donna deve portare anche il velo. Alleluia. Amen. Alleluia. Altrimenti dicevo, fate tagliare pure. Se non si copre, si faccia tagliare pure. Allora, ecco, se tu non ti vuoi mettere un velo in chiesa, allora tagliate pure i capelli. Allora ci significa capire là. È giusto. Quindi se non te lo metti, allora te fai tagliare pure. Perché per dire la stessa cosa, tu hai trasgredito la legge di Dio. Amen. Gloria al Signore Gesù. Allora, l'uomo invece non deve coprirsi il capo perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. E allora seguitemi attentamente. Ora, giustamente, a me, quello che fanno nelle altre chiese non mi interessa. Il Signore non mi ha dato di giudicare o di entrare con presunzione nelle chiese degli altri. Il Signore mi dà da ammaestrare, da portare il suo messaggio, i suoi insegnamenti. Chi li vuole prendere, li prende. Chi non li vuole prendere, non li prende. Tanto, sette chiese ci saranno sicuro. Alleluia. E anche se tutte nause, 7 miliardi, 7 milioni, quanto ce n'è, non c'è. Non mi interessa, basta che ci siano quelle 7 chiese scelte da Dio che di pari sentimento osservano la sua legge ed i suoi comandamenti. Alleluia, amen, gloria all'Altissimo. Quindi, ora dice, ma la mia chiesa non si usa. Senti, se la sua chiesa non si usa, vuoi dire un dialetto in siciliano? Se la sua chiesa non si usa, perché tu anziano e sballati di testa, piglia e non ci vai più. E ci si sente, a leggere la Bibbia e ravvedere. Perché io l'anima non voglio perdere per colpa tua. E per colpa di chi che ti comandano. Perché l'anziano, il vero pastore, non sa fare comandare nulla. Solo da Gesù. Deve avere il timore di Dio. E deve essere inflessibile. Non deve essere una canna dimenata dal vento. Attenzione, non fraintendete, non fraintendiamo, non presuntuoso. Perché essere presuntuoso è una cosa. Essere inflessibile nelle cose di Dio è un'altra cosa. Amen? Alleluia, gloria al Signore Gesù. Quindi, e poiché, ripeto, il Signore sta parlando così, il Signore, ecco, anche a costoro dice, come dice nell'Apocalisse, esci, o popolo mio,
dalla Babilonia. Perché a Babilonia non è solo Roma. Babilonia è tutto un mondo dove non si osserva la parola di Dio. E il popolo del Signore deve uscire fuori da quella Babilonia. Non che, perché una volta qualcuno mi disse, dice, ma io so, dice che mi hanno detto che Babilonia è Roma, allora dice non devo abitare più a Roma, ma stacce pure. Non è, abitici pure, solo esci dalla Babilonia spirituale, non fare le cose che gli altri fanno contro scrittura. Vabbè, alleluia, amen. Perché il Signore non è, perché a che vale se per esempio se Babilonia è Roma, a che vale che i credenti se ne escono da Roma e poi fanno i cosi stotti a Milano oppure a Genova o all'Altalauce città oppure a Messina, perché l'uomo invece dice non deve coprirsi il capo perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Ecco, vedete il motivo per cui la donna deve portare il velo. È per questo. Perché l'uomo, dice, non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Che vuole dire questo? Perché, in poche parole, dice, perché quando Dio creò Adamo ed Eva, non è che li ha creati, non ha creato lui una coppia, come fece che i giardini, i leoni e i pecore e con tutti gli altri animali, non creò le coppie. Quando ha creato l'uomo, Dio disse creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e creò ad Adamo. Poi addormentò Adamo, ci fece l'anestesia totale, gli ha tratto una costola, lo addormentò, questo vuol dire, gli ha fatto un'anestesia, veramente lo ha addormentato, perché altrimenti a canne viva figliolo, si sveglio, Adamo, avessi visto i stigli. Allora, quindi, che cosa ha fatto? Ha tratto la costola da Adamo, e da quella costola ha fatto Eva. Quindi dice, attenzione, non mi scammo saure ope. Vedete che la donna è stata tratta dall'uomo. Non è che Adamo fu fatto dalla costola di Eva, ma Eva dalla costola di Adamo. E se mi viene rappiso, come fanno i macellari, la costola, la proporzione. Fratelli, quando voi siete andati da un coso dal macellaio a comprare carne e ci domandate una costola di coso di vitello che vedono tutti voi un poi tu sanno gusta che sai a costola questa fratello ora stessa la femmina come ascolo. La donna è la costola. Adamo è tutto sano. Ecco, c'è un'enorme differenza, come c'è un'enorme differenza tra noi e il nostro capo, cioè l'uomo, è Gesù. Amen. Cerchiamo di avere questa visione. Guardate, io vi parlo scherzando, vi faccio rasare di cose belle, vi faccio scendere in tall'ossa. Alleluia, non potete dire che non mi capite, perché vi stai parlando in italiano, in siciliano, in tutti i maneri. Ma, amen. Quindi questa è la realtà. Donna, non sentite tutto un uomo sano. Ricordate che si è una costoletta. E va chattata bene, con rispetto, perché è sempre carne della tua carne, ossa delle tue ossa. Fratelli, nessuno ha avuto mai, dici, in odio la propria carne. Amen, gloria a Dio. Quindi la donna deve rispettare l'uomo, l'uomo deve rispettare la donna perché carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Dice, ma questo non avviene, è peggio perché non fa la cosa, perché poi interviene il Signore. E quando interviene Dio, come si suol dire, Dio che ce ne libera. Alleluia. Amen, benedetto sia l'Altissimo. Allora, perciò la donna deve avere sul capo, vedete, perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Vedete, deve avere un segno dell'autorità. Quindi non potesse parlare, se si trattasse soltanto di capelli, insomma l'apostolo direbbe, se perciò la donna, ma non si taglia i capelli. Amen. Invece no, deve avere un segno, riferendosi sempre alla copertura del capo. Quindi il velo, alleluia.
Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli, perché vedete, gli angeli, alleluia, attenzione, finalmente il Signore sta chiarendo con maggiore, ecco, chiarezza cosa vuol dire a motivo degli angeli, come scrive, perché ripeto, il traduttore, ecco, il Signore, vedete, interviene laddove magari il traduttore poverino non è riuscito, non riesce a tradurre bene le cose, è un essere umano, fratello, ecco perché c'è l'anziano. E allora, seguite a motivo degli angeli, perché praticamente gli angeli hanno su di loro delle autorità celesti, e ogni autorità costituita da Dio sugli angeli ha un vestimento particolare rispetto a tutti gli altri angeli, altrimenti nessuno dice, se canusce lo stesso, però ecco perché quel capo si distingua da tutti gli altri, affinché gli altri vedano chi è il loro capo. È come se hanno una loro divisa, un vestimento. Amen. Quindi dice, attenzione, perché in cielo c'è questa regola. Gli angeli che hanno i loro capi hanno dei segni particolari, alleluia, amen, per distinguersi dagli altri. Allora, come loro, come tutti gli angeli sono sottomessi ai loro capi, anche voi donne siate sottomesse ai vostri capi, donne e uomini. Amen. Vedete come il Signore stasera chiarì un bello fratello, che ogni volta faceva, sì, io cercavo, perché tante cose uno le accetta per fede, no? Ma vedete, chi non ha premura, poi il Signore gli spiega. Questa sera, ecco che cosa vuole, a motivo degli angeli, perché gli angeli, in poche parole, io non ho fatto militare, no? Non l'ho fatto il militare, no, c'è peggio, non è peggio. E quindi non conosco i gradi, no? E allora, però, voi dovete sapere che in tutti i corpi, per esempio finanza, questura, carabiniere, ci sono i capi, no? Hanno i gradi. Ufficio usudato tra voi. Hanno i gradi, è vero. C'è un generale, c'è un colonnello maggiore, insomma, che sono tutti, poi un maresciallo, vice brigadiere, non so, fino all'appuntato. Quindi, vedete come, seguitemi attentamente, come i militari si distinguono tra di loro di quello che sono? Dai gradi che portano. In base a quello è quel distintivo, le cose, dicono se sono maresciallo, se sono generale o altro. Amen. Ci sono certune che pare che hanno tutto in te, tutto qua, bannerette, cose. Chi ne dà guai cosa avvicina? quelle sono autorità superiori che tutti gli altri devono essere sottomessi. Fratelli, ecco perché il Signore dice che noi dobbiamo essere sottomessi anche alle autorità terrene, perché sono la figura di quelli del cielo. Amen. Fratello, ora, non perché voi donne non siete sotto l'arme, non siete né poliziotte, né carabinieri, cose, ma siete noi, voi, tutti quanti, facciamo parte del popolo di Dio. È come se fossimo un esercito, l'esercito di Dio, che dobbiamo portare tutti quanti la nostra divisa, i nostri gradi, affinché tutti gli altri abbiano il dovuto rispetto nei confronti delle autorità che stanno più sopra. Tutto qua. Fratello, più facile di così non vi faccio spiegare. Il Signore mi ha dato da capire, da spiegare.
Più di così non ve lo so spiegare. Alleluia. Giudicate voi. Dice, e voi stessi. Perché dice, giustamente la donna proviene dall'uomo, giudicate voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? Vedete? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Va date invece chi c'è il tuo mondo. Eh? Non solo nel mondo, ma se vedono capellone pure un te iesi. E femmini, chi capisce tutti, come fa uno a insettare se va da reti? Qui è mascolo e qui è femmina. Poi se non portano un velo, peggio ancora. Amen. Alleluia. Amen. Se uno entra in una chiesa di queste, lei che hanno pure i capelli lunghi, dice guarda che sono disordinate, che i mascoli sono dall'altro di femmine e i femmine dall'altro di mascoli. Invece uno poi va tanta faccia e dice ah no, mascoli è questo qua, i capelli lunghi. Ah, questo è femmine, ha i capelli tutti. Va bene. Fratello, ora con questo non è che voglio dire che vada a fare crescere i capelli, che poi davvero che quando camminate si zicca sotto i caccagni. Insomma, ma che siano a una certa lunghezza tale che si distingua da quello del maschio. Un maschio, l'avemmo belle, rasate, un cozzicello di fuori, la femmina non ha a fare questo, non ha cozzo, a meno che non ha una malattia, cosa che lei è costretta, ma quelle sono delle eccezioni, perché certe donne sono costrette pure a tagliarsi i capelli, perché magari, per motivo suoi, stiamo qua ora a giudicare, e Dio ci guardi, ognuna deve, deve agire per la, con la propria coscienza, solo che effettivamente per... rispettare e far rispettare la legge di Dio, la donna deve vestire e deve agire nella maniera corretta in modo di essere d'esempio alle altre donne che la guardano. Amen. Gloria al Signore Gesù. Quindi giudicate voi fra voi stessi e come dite che la donna preghi Dio senza essere coperta. La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma. Quindi, fratelli, nel Signore, i capelli, long, la sacerdotessa crescere, e femmine, voi auce, andate non babbere, e fate gite campare pure o babbere, tagliatevi. Alleluia. Amen. Per essere, fratello, vedete, io scherzo, per non appesantire la cosa, ma vedete che la cosa è vera. Eh? Una pigliata per leggero, con leggerezza, gloria al Signore. Alleluia. Amen. La natura stessa dice, non mi insegna, è un disonore per l'uomo portare la chioma. Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, poiché la chioma le è stata data per copertura. Alleluia. Amen. Ma ripeto, fuori. Amen. Perché, ripeto, Paolo dice, se non si copre, si faccia tagliare pure i capelli. Quindi allora c'è qualcosa che va abbinata a quel pure, ed è il velo. Vuole capire? Capisci? Chi non vuole capire, continui a non capire. E Dio ci benedica. Benedetto il tuo santissimo nome, Signore, grazie ancora, perché... Signore, hai aggiunto a tutte le lezioni, Signore, quest'altra, Signore, ed ogni lezione veramente è importantissima, alleluia. Perdere effettivamente un culto significa perdere una lezione, alleluia, e che si ripercuote poi sull'intero anno scolastico spirituale, gloria al tuo nome, alleluia. Quindi ti preghiamo, Signore, metti tanto amore, tanto interesse in tutta la Chiesa, in tutti i fratelli, affinché possiamo essere ammaestrati insieme, tutti insieme, da te, e preparati veramente per il Regno dei Cieli. Alleluia, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Insieme.
Amen. Sì, Signore, c'è un detto nel mondo, Signore, che dicono volere e potere. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi il potere dipende dal volere. Signore, ancor di più nel tuo campo, perché Signore, se noi lo vogliamo, Signore, tu ce lo doni, tu ci dai quello che a noi manca. Alleluia, gloria al tuo nome. Infatti chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Signore, che ti chiederemmo? Alleluia, le cose materiali? Alleluia, perché forse ce le hai fatti mancare? Chiedete prima il regno dei cieli, la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date, sopraggiunte. Sì, grazie a te Padre, grazie a Gesù e allo Spirito Santo, Signore, per mezzo dei quali ci insegni queste cose e li imprimi nella nostra mente, nel cuore e nell'anima. A te la lode, l'onore, la gloria, il ringraziamento e la benedizione, e a Gesù ora e sempre in eterno. Amen, amen, amen. E Dio sia lodato.